I'm here in the middle of nowhere. There is no there, it is cold there, but I am safe and I am warm. Although it's hard, I know I gotta keep up. No time to lay here to drift away. I fill my space, I spend my time down the rabbit hole again. And as I fall, I can feel the pain. You can't tell me where to go, so I don't know, I just go with the flow. I go with the flow. I'm falling up, I'm falling down, from the sky and from the ground. I burn. Ragazzi e ragazze, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, non so quando guarderete questo video, spero mi sentiate. Oggi tre argomenti. Allora, il casco, ma non le solite cose, il casco obbligatorio eccetera eccetera, ve lo dico dopo. Quindi il primo argomento che riguarda il casco, riguardante il casco. Secondo, come aumentare barra tonificare, anche se questo termine non mi piace molto, aumentare la parte superiore nel ciclismo. Vi darò dei consigli per come faccio io, personali. Quindi questo è il secondo. Il terzo, il ciclismo è un gioco, e poi vi dirò perché. Io proseguo, sono a quasi a metà allenamento, vediamo cosa porto a casa e ci vediamo dopo. Lost in between, let's keep on sighing, let's keep on breathing. I'm falling up, I'm falling down, from the sky and from the ground. Up and above, just like below, and I don't know where I should go. Pausina in mezzo al verde, come potete vedere, una pausa. Allora, comincio con il ringraziare tutti coloro che guardano le mie storie su Instagram e sta passando qui come mi chiamo su Instagram, va bene? Qua, in sovraimpressione. Quindi guardate le mie storie, perché comunque ho fatto un sondaggio e ho chiesto che video avreste gradito, che video vi piacerebbe, che video vi sarebbe piaciuto vedere. Ed eccomi qui appunto con questo videozzo di ciclismo, casco e divisa. Allora, ce l'ho slacciata. Oggi siamo a settembre, si sta bene, però se supponiamo andiamo verso il fresco, quando sentite caldo l'aprite e la tirate giù un attimino, ok? La slacciate qui in modo che l'aria passa e vi rinfresca un attimo. Si diceva del casco, a parte la stabilità, quindi il casco deve essere preso a misura, c'è la S, la M, la R, la L. E basta, se non sbaglio, quelle sono le tre misure. Provatelo, non deve ballare, non deve fare gioco, il mio aderente, ok? Ci sono caschi dove se vi passa un dito dentro, mezzo dito dentro, il casco non va bene. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, quando noi andiamo ad allacciare, quando allacciamo il casco, facciamo passare un dito, quindi un dito qua sotto, un dito, ok? Perché se io mi devo piegare in questo modo qui, se in questo modo, scusate, ce la faccio un po' così. Se il casco è troppo stretto, poi mi ingozzo, ok? Come aumentare la parte superiore del corpo? Quantomeno aumentare un attimino le masse muscolari, tonificare un po'. Come detto anche prima, il verbo tonificare non mi piace tantissimo, non è troppo mio. Aumentare le masse è più specifico, è più corretto. Quindi come aumentare le masse se noi pratichiamo ciclismo? Vi dico la mia. Quest'estate, in agosto, io facevo un paio di allenamenti in palestra, quindi mi allenavo, pesi, facevo pettorali, bicipiti, tricipiti, petto, bicipiti, tricipiti un giorno, poi
spalle, perché il mio muscolo carente, quindi iniziavo con le spalle dorsali, e un terzo giorno andavo in piscina. Ma durante l'anno come fare? Durante l'anno è praticamente la stessa cosa. Facciamo due allenamenti con i pesi, due allenamenti con sovraccarico e un allenamento di ciclismo. Qua vado a sottolineare che non dobbiamo stare 3 ore in palestra, l'allenamento deve durare al massimo un'ora e un quarto ad allenamento. Poi se facciamo solo 2 gruppi, nel giro di 45 minuti ci squagliamo, ok? Facciamo veloce. Sorrido perché ho visto un video di Fabio e Maurizio, Fabio Calì, Fabio Calì e Maurizio Morelli, dove appunto c'era Fabio che parlava, c'è questa sorta di sfida che dovrebbero fare e niente, sostanzialmente alla fine si dice, Fabio dice che, vabbè, ma tanto comunque è un gioco, no? A parte che non è mai un gioco, perché quando c'è una sfida, poi vedevo proprio i volti, eccetera, anche Maurizio, guarda la gamba come gira, eccetera, ve lo lascio qui questo video da vedere, e mi ha fatto sorridere. Però per quanto riguarda me, il ciclismo e lo sport in generale non è un gioco, non è mai un gioco, perché quando io esco per portare a casa dei chilometri, esco per fare una certa media, esco per allenare le gambe, quindi, come ho detto anche prima, se alleno la parte superiore, le gambe le alleno con la bici. Poi, un'altra cosa, per allenare le gambe, guardate i video, quelli piccolini, quelli che durano 1 minuto e mezzo, 2 minuti, ve lo lascio un altro qui, guarda, cliccate la scheda, vi lascio anche una playlist piccolina che ho fatto alla fine, cliccate questa benedetta scheda, magari alla fine del video, perché c'è un allenamento a corpo libero per le gambe, uno squat plié, che sembra una cavolata, ma io lo utilizzo, e ho i muscoli che bruciano a distanza di giorni, almeno 2 giorni, 2 giorni sento i dolori, se fatto bene, perché scendo, salgo, contraggo i muscoli, sento bene la gamba che lavora. Adesso mangio qualcosa e proseguo. Falling up, I'm falling down from the sky and from the ground. Up above, just like below, and I don't know where I should go. In between, let's keep on flying, let's keep on breathing. I'm falling up, I'm falling down from the sky and from the ground. Up above, just like below, and I don't know where I should go. Ragazzi e ragazze, mi sono fermato un attimo e un pensiero va alle 43 vittime di Genova, perché mi colgo l'occasione per salutare Roberto Nessuno, perché lui, non so se ha dei parenti a Genova, comunque va spesso e volentieri a Genova. Io vi saluto tutti, però mi vengono in mente mentre pedalo alcune situazioni, alcuni personaggi, alcune persone, alcuni amici che poi mi si ricollegano ad altri fatti. E nel 2018 è comunque agghiacciante questa cosa,
Quando io ho ricevuto la notizia sono rimasto veramente male. E dicono che dovrebbero costruire questo famoso ponte d'acciaio entro un anno, quindi a novembre del 2019 dovrebbe essere finito, e deve durare 1000 anni. Vabbè, io non vado oltre, perché lasciatemi scritto qualcosa qua sotto nei commenti se volete dire la vostra. Comunque un saluto di cordoglio a quelle 43 persone che stavano andando in vacanza dal mio piccolo c'è. Proseguo e ci vediamo tra un po'. Ragazzi e ragazze, il video termina qua, finisce qui come sempre. Quello che voglio dirvi, quello che voglio passare come messaggio, specialmente ai giovani, è di non mollare mai, e che comunque, anche se ci si ferma con una semplice cicletta, perché me l'avete chiesto, con una semplice cicletta, io sono caduto, apro una parentesi, nel 2012 sono caduto, ho fatto la Valcava, poi dopo due o tre giorni praticamente sono caduto e mi sono rotto un braccio, sono rotto il sinistro e sono rimasto con il braccio ingessato, quindi 32 giorni senza poter pedalare, e quello era il periodo in cui ero veramente intrippato, perché ho fatto di tutto, la Valcava, di tutto, e però mi sono arreso, avevo la cicletta a casa. C'è un allenamento, ve lo lascio, un video, ve lo lascio qui, cliccabile da qualche parte nelle schede, che sta passando, un video fatto così, molto amatoriale, dove si vede proprio che mi alleno a casa, sulla cicletta, quindi non arrendersi mai. Per quanto riguarda il discorso di aumento della parte superiore, adesso io appendo la bici a chiodo, quest'anno veramente ho dato veramente tanto, 250, 200, ho provato i 300 km, cioè ho dato veramente tanto e mi voglio applicare al bodybuilding, devo tanto al bodybuilding, quindi la bici la prendo al chiodo, non è detto che magari non posterò qualche video con la mountain bike. Saluto davvero tutti, seguitemi sulle storie e mettete like alle foto se volete su Instagram, perché comunque adesso sono molto più attivo su Instagram, e niente, vi mando un abbraccio. Un bacione e ci vediamo al prossimo video. Un'ultima cosa, nuovamente un saluto, so che sono lungo, però un ricordo, perché sono rimasto davvero male per quelle 43 persone. Niente, dai, mettiamo qua e ci vediamo alla prossima. Ciao!